Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. La sintesi del quadro devastante che sta facendo Tommaso, bravo, che è la verità, è che in Italia ci sono 36 milioni di italiani che possono lavorare. Di questi 36 milioni ne lavorano soltanto 23. Ce ne sono 13 che non lavorano, 13 milioni di italiani che potrebbero lavorare e che non lavorano. Siamo nella situazione, sentivo l'altro giorno, fu molto efficace come descrizione di Cesare Damiano, che disse: una volta uno andava, si presentava ad un colloquio di lavoro e dopo il colloquio il potenziale datore di lavoro diceva: le faremo sapere. Ora invece si è ribaltata la cosa, perché è il lavoratore che dice: vi farò sapere, perché effettivamente quando si è poveri. Lavorando... Non è così. Non mi sto riferendo a lei, sto facendo un discorso più generale, sì, però, non mi sto riferendo a lei. Se ti offrono quelle paghe lì... Ma Cremaschi, sto facendo un ragionamento molto più ampio che sicuramente non puoi comprendere, ma non è questo il punto. No, sto facendo un ragionamento. Vabbè. Stai raccontando balle schiaviste. È impazzito. Forse lui voleva dire che ormai... Ma esattamente, sì, va bene, ma però se uno impazzisce... Cremaschi, siamo sul divano, ha detto una cosa diversa, il lavoratore che rifiuta il lavoro. Una volta era il padrone che chiamava e poi diceva: ti farò sapere. Adesso è il lavoratore che dice: le farò sapere. Ma stiamo scherzando? Quando hai finito lo show, con questi discorsi di liberismo infame. Cremaschi, ti devi calmare, ti fa pure male. Cremaschi, calmo. Lo schiavismo. Allora, facciamolo finire, forse il concetto era diverso. Poi arrivo anche da bottega, che lo vedo rassegnato a bottega. Ci sono 14 milioni di italiani in povertà assoluta e relativa, e molti di questi lavorano. Quindi il vero problema oggi non è aiutare le persone che non hanno un lavoro, è aiutare le persone a trovarlo il lavoro. Perché non basta, cioè lavorare non è sufficiente per campare. Se mi avesse fatto finito di parlare Cremaschi, forse avrebbe capito quello che voglio dire. Cioè, se c'è bisogno che lo Stato faccia un intervento, lo Stato, siccome tutti sappiamo, quando uno va a presentarsi per un colloquio di lavoro, ad esempio nel settore del turismo, che proposta gli viene fatto? Ti paghiamo 1.300, ma lavori 7 giorni su 7. Questo è il problema, sta dicendo ed è così, ed è così che le imprese rifugono. Ma perché lo fanno? Ma perché non vanno avanti neanche le imprese? Sentiamo un attimo, Ma non è così! Sì, vabbè, va. Scusatemi, Loredana però sta raccontando la sua vita, quindi secondo me il rispetto di ascoltarla un secondo. Ascoltiamo un secondo Loredana e poi devo arrivare a bottega. Cremaschi, la prego. Loredana. Andiamo.